Essere un cliente modello per la banca, il giorno dopo sei un delinquente. A sto punto spero stiri per dicembre. Buonasera a tutti e bentornati a questa nuova puntata di Sbanchiamo. Prima di iniziare ci tengo a ringraziare tutti per le dimostrazioni di affetto che mi sono arrivate a seguito del mio incidente. Come vedete, comunque mi piego ma non mi spezzo. Allora, andiamo avanti nel nostro percorso sulla analisi della centrale rischi. In questa puntata ci soffermeremo in particolar modo sulla CR della Banca d'Italia, su come viene vista da ciascuna banca e sui trucchi che utilizza la Banca d'Italia per ovviare al vostro diritto di privacy per il trattamento di dati sensibili, come sono quelli proprio che arrivano dalla Banca d'Italia, utilizzando dei codici che danno dei segnali ben precisi alle banche in particolare. Ve lo vado a spiegare passo dopo passo. Faccio un piccolo riassunto. Abbiamo detto che la CR della Banca d'Italia è in sostanza un elenco di tutte quelle segnalazioni che vengono fatte dalle banche e dalle finanziarie che servono ad indicare quella che è la vostra posizione rispetto al sistema creditizio. Cioè, la centrale rischi ha uno scopo informativo e dovrebbe dire semplicemente: guardate che Tizio ha nei confronti del sistema creditizio un'esposizione di questo tipo suddivisa in questi tipi di affidi, finanziamenti, mutui e cose di questo genere. Nella realtà dei fatti, la CR viene spesso e volentieri utilizzata in un modo poco corretto, stranamente, da parte delle banche, perché la utilizzano come scusa per andare ad aumentare quello che è il rating sia della persona fisica che delle aziende, e quindi con il discorso di Basilea 2 ad aumentare poi il tasso che viene applicato. Ma la nostra banca in realtà che cosa vede? Teoricamente la centrale rischi che noi andiamo a chiedere in Banca d'Italia contiene un resoconto specifico di tutto quello che viene indicato dalle banche e dalle finanziarie. In realtà, però, cosa succede? Che la nostra banca vede la GR specifica solo relativa al proprio istituto, mentre per le esposizioni relative ad altre banche, ad altre finanziarie, quelle del sistema, vede solo uno schema che è totale, complessivo di tutte le segnalazioni unite. Io vi ho messo un esempio di CR visibile dalle banche, quello che la banca, quando dice ho visto la tua CR, vi sto guardando la tua CR, magari se gliela chiedete ve la stampa pure. Questo è l'esempio, questa videata rappresenta la CR visibile alle banche, per cui nella parte più a sinistra abbiamo le categorie, che poi andrò a spiegarvi, le categorie proprio delle operazioni bancarie. Al centro abbiamo la CR della nostra azienda, cioè quello che la banca stessa indica e quindi vede sostanzialmente, e poi c'è la CR del sistema, per cui abbiamo un discorso sull'accordato, cioè quello che il sistema creditizio ci concede come credito, l'utilizzato, ovvero quello che noi utilizziamo alla fine del mese, e lo sconfino, cioè laddove c'è una differenza negativa tra quello che ci viene
concesso dal sistema creditizio e quello che noi effettivamente utilizziamo, se utilizziamo di più, allora ci viene concesso 100, ne utilizziamo 105, abbiamo uno sconfino di 5. Quindi la banca, nella realtà, a parte la sua specifica posizione, teoricamente non dovrebbe essere in grado di vedere nulla rispetto a un sistema globale, cioè a complesso di cifre che sono la somma di tutte le segnalazioni, senza l'indicazione dell'ente segnalante, senza l'indicazione di chi concede che cosa. Quindi nello specifico vede l'importo totale dell'accordato, dell'utilizzato e lo sconfino. A questo proposito vi voglio specificare una cosa che è molto importante. La banca non è in grado di verificare se parliamo di uno sconfino che è dovuto ad un errore di segnalazione non proprio ma di altre banche oppure ad un motivo tecnico. Per l'errore di segnalazione, come vi ho detto nelle altre puntate, vi invito ad andare a rivederle per avere così precisa l'idea di quello che è il percorso che potete fare per poter avere in mano tutta quanta la vostra posizione. Allora, per verificare se la segnalazione di sconfino o comunque ogni altra segnalazione negativa derivi da un errore, voi dovete fare una richiesta di accesso alla centrale rischi della Banca d'Italia oppure alle varie centrali rischi privati come il CERVED, abbiamo detto il CRIF e tante altre. A questo punto, nel momento in cui avete le vostre belle centrali rischi in mano, andate a verificare quelle che sono tutte le varie posizioni, gli estratti conto, perché l'estratto conto le banche tendono a considerarlo come un documento giuridicamente vincolante quando fanno i decreti ingiuntivi, ma non lo giudicano tale quando fanno le segnalazioni in centrale rischi. Esattamente, usano sempre questi due pesi e due misure, come quando nessuna banca vi dice che bravi, avete una bellissima CR perché non ci sono segnalazioni di sconfino, perché utilizzate proprio l'accordato e quindi vi riduco l'interesse che vi applico. In realtà cosa fanno? Vanno solo a verificare gli aspetti negativi, sempre per aggravare la posizione e quindi aggravare la situazione economica di interesse che vi viene addebitata. Un po' come il discorso che gli interessi debitori sono 10 e gli interessi creditori sono 0,001%. Quindi abbiamo detto che la banca non è in grado di verificare se c'è un errore di segnalazione, ma non è in grado di verificare neanche se c'è un motivo tecnico. Il motivo tecnico qual è? Ci possono essere dei casi, e succede spesso, in cui un'altra banca con cui lavorate decide di rinnovarvi, beati voi, perché in questo momento è quasi meglio di una beatificazione, decide di rinnovarvi il fido. Allora succede che magari il rinnovo del fido sia a cavallo del mese e quindi nella centrale rischi risulta esserci un accordato inferiore ma un utilizzo comunque costante e quindi uno sconfino che in realtà non esiste, perché si tratta solo ed esclusivamente di un discorso di rinnovo tecnico che non si è concluso all'interno del mese di segnalazione, ma si concluderà sicuramente nel mese successivo. In questo caso non dovete far altro che andare dalla vostra banca, quella che vi sta rinnovando il fido, e chiedere, tutte ve la danno e sono anche obbligate per legge a darvelo, dovete chiedere semplicemente una lettera di giustificazione delle segnalazioni di sconfino in CR dovute a motivo tecnico. Allora andiamo a vedere come sono divise la centrale rischi da parte del sistema bancario nelle varie operazioni. Quindi la banca può vedere delle segnalazioni
che sono suddivise in specifiche categorie. Abbiamo le autoliquidanti. Le autoliquidanti sono sostanzialmente quelle forme di affidamento, come possono essere i castelletti, gli anticipi fatture. Si chiamano autoliquidanti perché nel momento in cui io ho un castelletto e porto una fattura da anticipare, laddove la fattura chiude il suo ciclo di vita perché magari ho un anticipo di 90 giorni, dopo 90 giorni deve essere pagata, si autoliquida, si chiude in automatico. Poi, per carità, ne possiamo portare delle altre successivamente e ricomincia il circolo, è un credito cosiddetto rotatorio. Il credito poi può essere a scadenza, ovvero in questo caso sono compresi sia i crediti di cassa, quindi si prevede che alla scadenza del 31 dicembre il credito, l'affidamento sia arrivi a naturale scadenza e ci possa essere un rinnovo oppure la banca decide di non rinnovarlo. O nella stessa categoria vengono inseriti anche altri crediti a scadenza, come possono essere i finanziamenti o i mutui. Quindi in questo caso si ha una segnalazione sui crediti a scadenza non solo di sconfino, laddove si parla di di un'apertura di credito, ma anche di rate insolute quando parliamo di finanziamenti o di mutui, magari rate che voi avete saltato, non siete riusciti a pagare alla fine del mese, ma siete riusciti a pagare 3-4 giorni dopo. Anche in questo caso potete andare a chiedere alla banca con cui avete il finanziamento e che ha fatto questa segnalazione di darvi un giustificativo. Abbiamo poi la categoria a revoca, che è quella che oramai chi l'ha vista, chi la vede più, perché sostanzialmente una volta era forse la categoria più comune, riguardava gli affidamenti di cassa che si definivano a revoca, cioè non avevano una scadenza. Oggi ti veniva dato questo affidamento e la banca poteva revocartelo ai sensi del codice civile solo per una giusta causa. Altrimenti incorre in quello che è il reato di interruzione abusiva del credito. La giusta causa è un deterioramento patrimoniale effettivo dell'azienda o della persona fisica, che può essere anche riconducibile, come vedremo tra breve, anche ad un discorso di ulteriori segnalazioni proprio nelle centrali rischi di Banca d'Italia. Abbiamo poi le sofferenze, che sono quelle situazioni gravissime dove la banca dice: io ho dato 100 a tizio, ma oramai faccio conto che questo 100 è perdita, non lo recupererò più. E poi vengono anche segnalate le garanzie che noi concediamo a terze persone, quindi le cosiddette fideiussioni, per capire quanto possiamo essere ancora meritevoli di credito, perché chiaramente laddove andiamo a concedere delle fideiussioni a un'azienda, a un terzo, per qualunque motivo, chiaramente impegniamo parte della nostra credibilità creditizia proprio per dare delle garanzie. E poi abbiamo le garanzie ricevute, che sono normalmente le garanzie che noi riceviamo dai confidi, piuttosto che se siamo un'azienda, da dei fideiussori e via discorrendo. Allora, quindi questo vi ho detto che sono sostanzialmente le categorie su cui, che vengono suddivisi, in cui vengono suddivise in modo generico la centrale rischi delle Banche d'Italia, quello che la videata che appare alla banca. Però adesso arriviamo alle cose un pochettino più simpatiche che pochi conoscono. Allora, esiste un modo per una banca di decodificare queste informazioni, perché come vi ho fatto vedere prima, nella videata che vi ho fatto vedere prima, effettivamente la banca può vedere accordato, utilizzato e sconfino a seconda delle varie categorie, ma nient'altro. In realtà
Invece esiste un modo, che è un modo davvero meschino. Dovete sapere che la banca ha due centrali rischio. Una centrale rischio ad uso pubblico, cioè quella che se voi chiedete, ah, voglio vedere cos'è questa CR che mi dite che è in sconfino, io non ho sconfino e tutto quanto, loro vi stampano, ed una CR ad uso interno. Nella CR ad uso interno, che cosa succede? Succede che la banca ha il modo di decodificare queste informazioni perché Banca d'Italia inserisce dei codici univoci alle quali, con i quali la banca fa riferimento, che permettono alla vostra banca non segnalante, cioè che non sta a segnalare lo sconfino, supponiamo che la banca A che sta guardando la vostra CR e sta guardando il sistema, la vostra CR nel sistema, non è la banca che sta segnalando uno sconfino o un'insolvenza, ma è la banca B. Ok? Quindi la Banca d'Italia che cosa fa? Inserisce dei codici che sono cambiati a partire dal 2011, ma ci sono sempre stati, che consentono a ciascuna banca di decodificare perfettamente qual è la vostra posizione. Quindi quando andate in banca e fanno tutti i finti tonti e vi dicono Dio, questa cosa chissà che tipo di segnalazione, per che segnalazione è stata fatta, chissà che cosa voi avrete fatto e non mi venite a dire, sappiate che vi stanno dicendo delle grandiose balle, perché sanno perfettamente tutto quello che è indicato in centrale rischi, perché nella loro seconda videata ad uso interno hanno dei codici a cui corrispondono proprio semplicemente codice 1 corrisponde a questo tipo di operazione, codice 2 questo tipo di operazione e via discorrendo. Importantissimo. Adesso andremo a vedere quelli che sono i più importanti codici utilizzati e conosciuti. Quando voi andate a chiedere la vostra centrale rischi in Banca d'Italia, alla fine della centrale rischi esiste una leggenda che nessuno legge, però magari dovreste imparare a leggerla. Se voi aveste in mano la centrale rischi della Banca d'Italia, da ora in avanti, da quello che vi andrò a spiegare adesso in avanti, avrete il modo di decodificare queste informazioni in modo veloce. Nel momento in cui l'avrete, se non è adesso, l'avrete in futuro, ricordatevi di questa puntata, così almeno evitate anche di leggere la leggenda alla fine, che sembra fatta in modo sempre, come sempre in questi casi, per non far capire assolutamente niente. Io vi ho preparato un esempio della CR della Banca d'Italia, quello che esce dalla centrale rischi della Banca d'Italia. Allora, qui abbiamo chiaramente tolto vari nomi, ho messo dei nomi. No, i nomi delle banche sono tutte. Quindi abbiamo un prospetto sintetico che è la prima pagina dove abbiamo l'intermediario bancario, per cui Banca Agricola Popolare, Intesa San Paolo, UBI Leasing e UniCredit, anche se in basso non si vede. L'abbiamo tagliata fuori UniCredit, per una volta la lasciamo fuori dai giochi. Quindi abbiamo i crediti per cassa, accordato, operativo, utilizzato. E i crediti di firma. I crediti di firma sono sostanzialmente le garanzie che vengono date. Questo è un prospetto sintetico. Come potete vedere, quindi nella pagina iniziale, ogni mese, nella CR della Banca d'Italia, viene quindi fatto questo bellissimo riassunto della vostra posizione, che indica chi è l'ente segnalante, che cosa segnala. E questo vi permette anche di verificare con gli estratti conto se ci sono correttezze di segnalazioni oppure no. Andiamo avanti. Le banche che cosa capiscono? Noi abbiamo detto che questa CR teoricamente è anonima. Quello che noi non sappiamo, ma che vi ho anticipato, è che la Banca d'Italia trasmette in forma anonima per noi, perché noi non lo sappiamo, ma ben conosciuta per il sistema bancario,
una serie di informazioni codificate. Quindi non esiste una più, purtroppo, per provare una cosa del genere bisognerebbe avere qualcuno che lavora all'interno di una banca e che ci fa vedere le due centrali rischio da sistema che possono vedere loro. Io ve lo posso dire perché le ho viste, ma quando ho chiesto la stampa non mi è stata data perché si rischiavano posti di lavoro. Quindi c'è una totale violazione della privacy del correntista. Allora, andiamo a verificare adesso un esempio ben specifico. Parliamo di un credito di cassa, che è normalmente filo di cassa, è quello più il discorso un pochettino più utilizzato all'interno dei crediti verso le aziende e ultimamente anche verso i privati. Quindi, nello specifico, su un credito di cassa, abbiamo detto che, ripeto, Banca d'Italia indica chi segnala, per cui la banca che segnala, l'importo accordato, quello che ci concedono come fido, quello che utilizziamo e spesso e volentieri anche l'utilizzo medio, perché ci sono i furbetti del quartiere che dicono: io mo li frego io quelli della CR, sto dentro giusto perfetto nel fido a fine mese e chi se ne frega, non ho mai sconfini. In realtà dal 2011 la Centrale Rischi Banca d'Italia indica anche l'utilizzo medio, per cui se io sono al 31 del mese perfettamente dentro per un centesimo rispetto a quanto mi hanno concesso di fido, ma durante il mese ho un accordato, un utilizzo medio che è dit su 100 affidato, di 180 utilizzato, è chiaro che ci sono comunque delle criticità in ogni caso, che danno ancora più da pensare proprio perché c'è un rientro a fine del mese. Nell'elenco analitico, quindi lasciando perdere la prima pagina e passando quindi alla seconda pagina della centrale rischi della Banca d'Italia mensile, che è quella che vediamo teoricamente solo noi, allora, che cosa c'è nell'elenco analitico? Abbiamo detto che a partire dal 2011 Banca Italia inserisce dei codici che consentono a tutto il sistema creditizio di capire se esistono delle problematiche particolari oltre lo sconfino. Cioè, addirittura utilizzano dei codici per cui si va a vedere se le banche segnalanti hanno una situazione contestata oppure no, cioè se noi, perché c'è l'obbligo, se noi correntisti affidati andiamo a contestare quello che viene segnalato in Banca d'Italia da parte, l'andiamo a contestare chiaramente all'ente segnalante, quindi alla nostra banca di riferimento, allora la banca di riferimento ha l'obbligo di indicare la contestazione, ma per non farlo capire a noi, poveri scemi, mette solo dei codici, perché questi codici sono comprensibili esclusivamente dagli operatori del sistema. Allora adesso andiamo avanti con un po' di slide e vediamo un esempio di CR della Banca d'Italia a partire dal 2011. Allora, in questo, esattamente questa, noi vediamo c'è una parte rossa e una parte verde. Allora, forse magari si vede male, ma nella parte rossa, la parte rossa è il discorso contestato. Allora, qui abbiamo dei rischi autoliquidanti, quindi che si chiudono tra di loro con un accordato di 500.000 euro, un utilizzato di 174.000 euro, quindi non c'è sconfino. Eppure c'è una contestazione. Un rischio a scadenza, dove c'è probabilmente un fido che è a scadenza, con un accordato, no, qui un rischio a scadenza, visto che l'accordato è pari all'utilizzato, direi che stiamo parlando di un finanziamento. Non c'è uno sconfino, non c'è un insoluto, non c'è scritto niente, eppure c'è la segnalazione rossa. Questo significa, con il codice 828 per il primo, 837 per il secondo,
che qui siamo in presenza di un contenzioso bancario e questo le banche tramite i codici lo sanno tutte, ok? In questo caso, tra l'altro, chiaramente il contenzioso è, come si dice, arriva dal fatto che sotto, se vedete bene, c'è una bella indicazione di derivati finanziari, quindi è stato contestato il derivato, probabilmente legato all'autoliquidante, soprattutto a rischio scadenza. Andiamo avanti. E adesso inizio a parlarvi delle varie posizioni negative che possiamo vedere all'interno di Banca d'Italia. E come? Ricordatevi che io in questo momento non vi sto dicendo quello che vediamo noi utilizzatori, noi clienti, ma vi sto parlando di come la banca vede la centrale rischi. Nelle prossime puntate vi parlerò di come difenderci da quelle azioni messe in essere dalle banche a fronte di centrali rischi traballanti, magari ingiustamente. Ma in questa puntata io vi sto spiegando quello che vede la nostra banca con le centrali rischio, che a noi non risultano, seppure prendiamo la CR dalla Banca d'Italia. Allora, lo sconfino semplice è indicato con il codice 91. Abbiamo detto che è la differenza tra quanto ci accorda la banca e quanto utilizziamo. La banca ci dà 10, in questo caso 10.000, ecco, questo è un caso proprio tipico, 10.000 di accordato operativo, utilizzato fine mese 24.000, saldo medio 114.000. Ecco, probabilmente in questo caso non è uno sconfino, un semplice fine mese, ma questo è un segnale di una delle criticità che vi dicevo prima. Gli sconfini hanno vari livelli di gravità. Allora, partiamo da questo che è segnato col codice 91, che è teoricamente un semplice inadempimento, cioè un sintomo di una tensione finanziaria che può avere un'azienda, ma che è passeggera. Ciò non toglie che le banche lo utilizzano comunque per alzare i tassi di interesse. Poi cosa succede? Andiamo oltre. Abbiamo un'esposizione scaduta e sconfinata. Quindi andiamo a distinguere tra gli adempimenti che sono gli inadempimenti che sono superiori ai 90 giorni ed hanno il codice 81, da quelli che sono inferiori ai 90 giorni, quindi lo sconfino semplice di cui vi parlavo prima con il codice 91. Il problema nasce quando gli sconfini hanno delle durate persistenti, quindi si divide in superiore ai 90 giorni, la cosa più preoccupante quando è superiore ai 180 giorni. Quando la banca vede il nostro bellissimo codice 81, senza neanche andare a vedere le centrali rischi precedenti, dei mesi precedenti, sa che noi abbiamo uno sconfino sul sistema segnalato che è di durata superiore ai 90 giorni. Quindi questo discorso sicuramente è un discorso penalizzante verso i correntisti che si vedono applicare tassi più alti, iniziare a dire devi rientrare e cose di questo tipo. Io vi ho fatto un esempio. Allora, qui c'è l'intermediario, la banca fiasco. Quindi abbiamo delle segnalazioni con codice 81. Io vi riporto il codice. Vi ricordo che questa che stiamo vedendo sono pagine di centrale rischi di Banca d'Italia che possiamo vedere solo noi, ok? Che andiamo a fare richieste in Banca d'Italia. Ma vi ricordo ancora che le banche hanno nel loro sistema di verifica dell'esposizione sul sistema bancario i codici.
che a noi non dicono niente, perché noi che cosa facciamo quando andiamo a prendere la CR della centrale della Banca d'Italia? Andiamo a vedere se ci stanno facendo delle segnalazioni corrette, quindi se l'accordato è giusto e l'utilizzato è giusto. In realtà, quello che ci dovrebbe preoccupare sono anche questi codici, perché laddove io ho uno stato del rapporto con codice 81 è un campanello d'allarme fortissimo, perché significa che io lo so che sono un imprenditore o che sono un correntista, so di quanto sono fuori e da quanto tempo, ma a questo punto non lo so solo io, lo sanno tutti gli intermediari bancari. Allora, andiamo poi avanti. L'esposizione più grave che vi dicevo è quando abbiamo una esposizione scaduta e sconfinata da più di 180 giorni. Questo è definito past due, past due in italiano, probabilmente è past due, però vabbè, chiamiamolo past due, che così lo capiamo tutti, ed ha un codice che è il codice 82. Allora, qui cosa succede? Succede che la banca segnalante indica che ha una posizione cosiddetta ad incaglio, cioè io ho uno sconfino permanente da più di 180 giorni e non sto rientrando neanche di un centesimo, ho una posizione ferma. Ok? Questa posizione è la più grave perché da questo punto in avanti la banca sa perfettamente di avere in mano tutti gli strumenti per potervi stringere carinamente il cappio al collo. Vi può mettere a rientro, vi può imporre, cercare di imporre le forme di rientro che vuole, chiedere garanzie ipotecarie per farvi paura di tutti i tipi. Perché sa perfettamente che con questo codice tutto quello che voi avete all'interno del sistema creditizio come affidamento o come credito vi verrà revocato all'istante. Non solo, la banca ha in questo modo la giusta causa di revoca di qualunque tipo di affidamento, di finanziamento o di mutuo. C'è una banca in particolare che usa fare questo giochetto, giusto per non fare nomi, Intesa San Paolo, con tutte le sue ramificazioni, che è solita lasciare sedimentare le posizioni per oltre 180 giorni. Allora, noi qui vediamo un altro esempio dove abbiamo l'insoluto con questo bel 82 scritto. Allora, questa banca che cosa fa? Ti dice: ma senti, facciamo una ristrutturazione del debito, vediamo magari di fare un mutuo a copertura, è illecito, lo propongono lo stesso, oppure vediamo di fare un piano di rientro, vediamo un attimino di venirti incontro. E poi, magicamente, quello che doveva chiudersi nel giro di una settimana, o per un motivo, o per un altro ancora, si trascina per oltre 6 mesi. Nel frattempo, Banca Intesa, io questo ve lo dico esperienza personale, quindi me ne assumo ogni responsabilità, non me ne può fregare di meno, ma come l'hanno fatto a me, conosco almeno 250 aziende solo in provincia di Varese a cui l'hanno fatto, per cui possiamo parlare di una discreta campionatura. E penso che non. Io parlo di Intesa San Paolo perché l'ho provato sulla mia pelle, ma penso che non sia l'unica banca che giochi a fare questi scherzetti. Allora, loro fanno sedimentare la posizione fin tanto che non si arrivi ad una posizione di sconfino, perché questa banca ti dice: per poter avere una situazione di ristrutturazione, prima cosa che devo fare è che devo andare a revocare i fidi. Ma non ti preoccupare! Non succede mica niente, perché il passo che noi dobbiamo fare, si è passato da un credito normale a una gestione di crediti problematici. E quindi questo è il passaggio che noi dobbiamo fare. Così facendo vi crea l'insolvenza più grave, perché trascorsi 180 giorni la banca non vi dà più sicuramente la ristrutturazione del debito, vi mette in una condizione con un campanello d'allarme grosso così che suona in continuazione con il nostro bel codice 82, che vedono tutti
e tutte le banche sanno che siete in una condizione di incaglio. Adesso vorrei farvi una differenza, spiegarvi la differenza tra incaglio ed insolvenza, perché sono due termini che magari si pensano essere la stessa cosa, in realtà sono due cose ben diverse. Allora, l'incaglio è quella situazione dove c'è un fermo, una difficoltà finanziaria che perdura nel tempo, abbiamo detto almeno 180 giorni. Questo significa che se vi viene segnalata nella vostra CR col codice 82, che ripeto, questi codici vedono tutte le banche, la situazione di incaglio, scordatevi il rinnovo dei fidi, scordatevi il rinnovo dei finanziamenti, scordatevi l'accesso a nuovi affidamenti, tutto il castello crolla, in men che non si dica. Dal codice 82 in avanti, possiamo chiamarlo l'Armageddon, vi arriveranno una dopo l'altra ogni possibile revoca, piani, richieste di rientro, riduzione di fidi, qualunque cosa, qualunque cosa. E quello che fa più, scusate il termine, incazzare, è che queste situazioni sono studiate a tavolino e sono proprio portate avanti per problemi burocratici, vengono detti. La finalità invece è proprio quella di portarvi all'incaglio. L'insolvenza invece è diversa. L'insolvenza è un ingiustificato inadempimento del debito, cioè voi non state pagando una rata di un mutuo o due rate di un mutuo e potrebbe essere che finirete in incaglio, cioè che questa insolvenza diventi definitiva, si cristallizzi, ma lo stato di insolvenza non è una situazione tanto grave che esclude a priori la possibilità di una ristrutturazione del debito. Allora, a questo punto parliamo anche del credito ristrutturato, ok? Viene indicato con il codice 80, anche in questo caso. Noi abbiamo una segnalazione diversa a seconda se la condizione, la segnalazione è contestata oppure no. Il credito ristrutturato col codice 80 non è altro che un piano di rientro sottoscritto tra banca e correntista, dove la banca magari finge di accettare delle condizioni sfavorevoli, perché non sono mai sfavorevoli per loro, pur di rientrare della somma ipotetica che vi hanno prestato, perché anche su questo potremmo aprire un gran bel dibattito, per evitare ulteriori perdite. È comunque un altro segnale che il cliente, il correntista, non versa in condizioni proprio tranquille finanziarie, ma in ogni caso non è ancora in una posizione da campanello d'allarme. Magari ha avuto un incaglio, ma questo incaglio si sta risolvendo positivamente. Allora, cosa succede però col codice 80? Matematico, perché è proprio una cosa automatica che succede, mentre con l'incaglio non succede una cosa del genere, non c'è il passaggio sofferenza automatico. Con il codice, una volta che si è segnalati con il codice 80, quindi con una ristrutturazione, con un piano di rientro approvato tra le due parti, è sufficiente un ritardo di 30 giorni nel pagamento di una rata per passare automaticamente in sofferenza. Quindi noi abbiamo questo esempio nella banca Paperopoli, dove ci sono questi rischi con lo stato del rapporto credito 80, codice 80. E questo indica che c'è uno sconfino incagliato, ma può essere anche a rischio sofferenza, perché se non si paga entro i 30 giorni, cioè se si hanno 30 giorni di ritardo, si passa in sofferenza. Sofferenza di nome di fatto, perché che cos'è la sofferenza? La sofferenza sostanzialmente è uno stato dove
del correntista o dell'azienda di persistente difficoltà patrimoniale e finanziaria, che rende praticamente che la banca segnala come sostanzialmente perdita sicura. Allora, che cosa succede? Che innanzitutto questo stato di sofferenza deve essere poi comunicato al correntista in modi che noi vedremo in una puntata specifica, perché ci sono anche dei modi illegittimi di segnalazione in sofferenza che a voi consentono di chiedere danni patrimoniali e non patrimoniali davvero consistenti, ma questo lo vedremo specificatamente. In questo caso, quindi, abbiamo detto, siamo in una situazione ormai di azienda decotta, situazione irrisolvibile, la banca dice questa è una perdita sicura, però se io contesto anche la sofferenza, la banca è costretta a segnalare in Banca d'Italia che c'è un discorso di contestazione. Allora, ho questo esempio dove abbiamo una segnalazione di sofferenza per 67.000 euro. Vedete che lo stato del rapporto è zero, cioè proprio non c'è assolutamente codice, la sofferenza è indicata con zero, codice quello. E secondo, come vi ho detto, le nuove normative, deve essere indicato se un codice per cui c'è una contestazione della segnalazione di sofferenza o meno, 901 se è stata contestata, 902 se invece non è stata contestata. Quindi io adesso spero di avervi dato una panoramica precisa e semplice di tutti quelli che sono i codici principali che dovete andare a cercare nella CR della Banca d'Italia, perché questi codici, che vi piaccia o no, li hanno in mano tutte le banche, in violazione totale del vostro diritto alla privacy. Quindi andate a prendervi la centrale rischi in Banca d'Italia, andate nelle puntate scorse e vedete come si fa. Verificate quali sono gli stati dei rapporti che avete e i codici a cui si riferiscono, e sulla base di questi codici voi potrete capire qual è la vostra reale posizione all'interno del sistema bancario. Nelle prossime puntate parleremo della centrale di allarme, della CAI, centrale di allarme interbancario, farò una puntata esclusivamente su questo, e poi farò una puntata che è incentrata su quello che è la possibilità di difendersi dalle segnalazioni sbagliate, richieste di risarcimento danni e via dicendo. Però fondamentale sarebbe il caso che voi alla fine di questa puntata, se non l'avete ancora fatto, andate a chiedere la vostra centrale rischi in Banca d'Italia e vedere tutti i codici che vengono segnalati, perché questa è la realtà con cui la vostra banca vi vede e è l'occhio che permette alla banca di decidere anche nel modo più disgustoso possibile di levarvi ogni credito oppure di lasciarvelo facendovelo pagare come se fosse platino, ok? Io per adesso vi ringrazio, vi aspetto mercoledì prossimo con la puntata dedicata alla centrale di allarme interbancario e vi auguro una buona serata. Grazie a tutti, ciao!